schermo dell'undicesimo turno di eccellenza il Delfino Curi Pescara a gioire 3 reti al Virtus Cupello e vittoria che torna dopo ben 4 turni. Decisive le marcature di Paolini nella prima frazione, Falco e Di Stefano nella seconda, ma riavvolgiamo i nastri, Bonati che si affida a Gobbo, Massa e Rosini. Carlucci a secco di risultati con Margagliotti termina l'offensivo. I pescaresi partono subito forte e ci provano a più riprese fino al gol del vantaggio che arriva al minuto 17 quando Paolini sfrutta un corner per i suoi e di testa sul secondo palo deposita in rete per l'1-0. Una prima frazione di cara marca bianco-rossa-azzurra al 29esimo, spizzata di Gobbo, Lupo, parata di Vincenzo. Poco più tardi Gobbo mette un interessantissimo cross dalla destra per Massa che da ottima posizione non riesce però a concludere a rete. Con le immagini di Simone Luciani nella ripresa al terzo, ancora Margagliotti, calore, para facilmente, poi ci prova Ruzzi di prima intenzione, palla out al 21esimo, snodo chiave dell'incontro con Falco che elude la trappola del fuorigioco, si presenta tu per tu con Di Vincenzo che prima di essere saltato lo stende, punizione dal limite e rosso per l'estremo ospite, il susseguente piazzato termina di poco alto sulla traversa e un Delfino travolgente. 3 minuti più tardi Falco prolunga con la testa una rimessa laterale e beffa il giovanissimo neontrato Di Giacomo sul secondo palo, 2-0 e match assolutamente in discesa per gli uomini di Bonati. Stefano che vola in contropiede con un pallonetto bissa la rete di domenica scorsa a Penne. Termina dunque così un Delfino che torna a vincere a discapito di un Cupello ormai in crisi di risultati. Il Delfino Curi Pescara, Cupello 3-0. Tutto ci siamo creati noi, siamo partiti bene, però poi abbiamo preso gol da un calcio d'angolo e quindi in queste partite dove si sapeva il primo che segnava avrebbe portato a casa l'intera posta, non possiamo concedere una distrazione a un calcio d'angolo. Il secondo gol che è venuto dall'espulsione del portiere, anche lì abbiamo perso una palla a centrocampo e loro aspettavano altro che ripartirci in contropiede, quindi non mi è piaciuto in certi frangenti l'atteggiamento. Oggi voleva una squadra più battagliera e non tutti hanno interpretato la partita nel modo giusto. Io ho sempre detto che questa squadra ha un obiettivo, è quello di salvarci. Non eravamo dei fenomeni prima, ma non siamo dei brocchi adesso. Però con questo atteggiamento facciamo fatica, quindi da domani dobbiamo rimetterci sotto per la prossima partita in casa, perché sarà un'altra battaglia e noi adesso dobbiamo pensare che dobbiamo guardarci alle spalle. Meritata su tutti i punti di vista, dal punto di vista tecnico, tattico, fisico e mentale. E il cuore viene prima di tutti questi aspetti qua. Abbiamo trovato un campo, diciamo che storico per la città di Pescara, finalmente forse abbiamo trovato una casa dove giocare la domenica, perché poi noi facciamo allenamento su un altro campo, quindi comunque sarà una difficoltà. La squadra ha dato tutto quello che aveva, ma lo ha dato sempre, oggi lo ha fatto con la consapevolezza di stare in un campionato dove i palloni metà e metà devono essere i nostri, perché noi siamo una squadra piccola ma che deve avere un grande orgoglio per rimanere in questa categoria. Stasera li voglio ringraziare pubblicamente perché hanno dato veramente dimostrazione di attaccamento alla maglia. Sì, diciamo che i presupposti per raddoppiare c'erano stati già nel primo tempo, diciamo che è stata una partita abbastanza dominata, ma per nostro merito, non per demerito del Cupello, che è una squadra importante, che è una squadra che come noi deve mantenere la categoria, per cui per noi al di là della posizione del Cupello era una partita importante. A loro faccio i complimenti per il percorso che hanno fatto e sono sicuro che come noi proveranno in tutte le maniere a trovare la strada per mantenere questa categoria fin quando è possibile.